Ciao amici! Ciao, eccoci qua. Allora, oggi con estremo piacere dobbiamo presentarvi Diandra Delfino, che è una giovanissima artista, anzi cantante di Alassio, sì, nonché amica e vicina di casa, esatto, che ha fatto parlare tantissimo di sé e farà ancora parlare, vero Grazia? Sì, certo, perché la sua voce così profonda, calda, particolare, la sua musicalità la porteranno davvero molto, molto lontano, perché sei veramente, abbiamo ascoltata diverse volte. Noi ti seguiamo. Bravissima, ma ci racconti come hai iniziato? Certamente, allora io ho iniziato alle medie grazie a un insegnante proprio di musica che diciamo mi ha fatto proprio avvicinare al musical e al canto. Da lì proprio me ne sono innamorata e poi anni dopo comunque ho capito che la mia vera, diciamo così, vocazione, aspirazione era il canto. Allora ho iniziato proprio a dare il meglio di me e anche tantissimo del mio tempo per impegnarmi in questa passione. Bene. Che è diventata poi un hobby e ora sta diventando un lavoro, quindi sì. E sei andata molto avanti, è vero. Sì. Tra l'altro noi sappiamo che hai appena ottenuto il secondo posto ad un concorso Liguria, esatto, Selection, cantando appunto sul palco della Fiera Internazionale della Musica a Genova. Poi sei stata protagonista di numerose kermesse, ma volevo farti una domanda. Sì. E ti piacerebbe cantare su un palco come quello dell'Ariston, che appunto, come sappiamo, è stato ricco di big, sì, cantanti che sono diventati anche molto famosi? Wow, cioè, wow. Sarebbe un'emozione straordinaria. Io ho sempre seguito Sanremo, mi è sempre affascinato tantissimo il mondo dello spettacolo e quindi cantare con la presenza di cantanti famosi, certo, dei veri big della canzone italiana sarebbe per me. Cioè, proprio... Ma a proposito, mi fai venire in mente una domanda. Ti ispiri a qualche cantante, a qualche artista donna o internazionale o nazionale? Assolutamente sì. Io cerco sempre di mantenere la mia personalità, certo, perché credo che è quella che debba emergere veramente. Però comunque sì, mi impegno e cerco di prendere proprio spunto dalle più grandi cantanti. Come per esempio in Italia Mina, recentemente mi sono proprio appassionata anche tanto a Noemi, sì, e invece di cantanti straniere Amy Winehouse secondo me è la voce nuova, ecco, che ha saputo veramente catturare grandi palchi. Bene, invece come progetti futuri hai qualcosa? E poi io volevo farti una domanda, sì, abbastanza personale. Con chi ti piacerebbe cantare in un duetto? Allora, Mario Biondi è il mio mito, allora, in assoluto, ha una voce sensuale, è un bellissimo uomo, credo che il potere della sua voce sia proprio quello di stregare chi lo ascolta. Sì, che tra l'altro non sembra neanche italiano, perché no, ha proprio una voce, no, è vero. Catania, però, sì, davvero. Fantastico, Mario Biondi. Quindi facciamo un appello, Diandra, esatto, vuole cantare con Mario però Biondi. Però scusami Bea, hai chiesto con chi le piacerebbe cantare, abbiamo chiesto se le piacerebbe salire sul palco. Tutti diranno sì sì, ok, ma noi non, magari c'è qualcuno ancora all'ascolto che non l'ha ascoltata. Hai voglia di farci, certo, sentire così a cappella un pezzettino? Vai. You've been on my mind abroad, I fonder every day, lose myself in time. Vabbè, che dire. Guarda, meno male che non aveva voce. Sono venuti veramente, guarda, beh, mi sono venuti veramente i brividi. Sì, è una voce veramente... Complimenti, veramente. Davvero. Grazie a voi, quindi, dell'ospitalità, davvero, mi ha fatto piacerissimo. Anche a noi, quindi ti rivedremo presto. Assolutamente. Su qualche palco veramente molto, molto importante. Potremmo, noi potremmo dire l'abbiamo avuta, vero, da noi a Liguria Web. Grazie, grazie, gentilissima. Grazie. Ciao. Help me somebody.